Buongiorno da Davide e da Smoppi. Oggi siamo a Valtorta e siamo qui per scoprire i presidi slow food della Gri e dello Stracchino. Buongiorno, sono Silvano Gusi e sono il responsabile di della cooperativa Latteria Sociale di Valtorta, che è una cooperativa che è stata fondata nel 1954 con circa una quarantina di allevatori di questo paesino che confluivano il latte a questo caseificio e veniva prodotto un tipo di formaggio che non aveva nessun tipo di marchio. È un formaggio classico. E adesso attualmente siamo 12 conferenti, produciamo la maggior produzione del formaggio de Mut della Valle Brembana, che è un formaggio DOP, e poi abbiamo due prodotti di nicchia, che è la Gri di Valtorta, che è presidio slow food, e lo Stracchino l'antica delle Valli Orobiche, anche lui presidio slow food. Lavoriamo circa 6.500 quintali di latte all'anno. Abbiamo uno spazio aziendale della cooperativa che è sempre aperto tutti i giorni dell'anno e poi facciamo anche le consegne a domicilio con il nostro furgoncino. Allora, per quanto riguarda la Gri di Valtorta, era un prodotto che facevano negli anni 50-60 e questo prodotto semilavorato veniva portato in Valsassina, che è la valle al di là della montagna qua, e veniva portato e là facevano il prodotto finito. Nel circa una quindicina d'anni da questa parte abbiamo ripreso noi come caseificio a riprodurre questo formaggio e abbiamo avuto la riconoscenza, il riconoscimento di Slow Food che ci ha dato una mano a promuovere innanzitutto questo prodotto e poi anche a divulgarlo, a farlo conoscere in giro. Adesso ne stiamo facendo circa 100.000 pezzi all'anno contro i 10.000 di 7-8 anni fa. Invece, per quanto riguarda lo Stracchino all'antica, lo Stracchino all'antica delle Valli Orobiche si chiama così perché una volta lo Stracchino veniva fatto in particolare l'autunno, quando le vacche scendevano dall'alpeggio e si diceva che erano le vacche stanche. Stracchino, stracco vuol dire stanco. Adesso invece abbiamo ripreso a farlo, lo facciamo tutto l'anno, però è all'antica perché viene fatto ancora con le stesse tecniche che facevano una volta lo lavoravano nelle stalle direttamente dalla mungitura a cagliata. Adesso lo lavoriamo, prendiamo il latte comunque fresco dalle stalle e lo lavoriamo caldo, quindi la lavorazione è uguale, anche se cambiano un po' i locali, diciamo. Sì, qua siamo a Valtorta, che è un paesino dell'Alta Valle Brembana, è l'ultimo paese dell'Alta Valle Brembana, è un paesino di 300 abitanti, forse neanche, e io sono nato qua e ho scelto di lavorare qua perché i miei avevano già l'azienda agricola e io l'ho proseguito il lavoro. Poi dopo sono fatto parte di questa cooperativa che mi ha dato la possibilità di lavorare, di sviluppare la mia azienda agricola e nello stesso tempo di portare avanti anche il caseificio. L'immagine della fuga comunque c'è e in particolare c'è stata prima, fino a anche solo 4-5 anni fa parlare di agricoltura era un'utopia, invece adesso hanno iniziato a mettere una scuola in valle che forma dei ragazzi nel campo dell'agricoltura. E poi qualcuno, anche con la pubblicità che si fa e con i prodotti, adesso stanno andando abbastanza bene e quindi qualche giovane sta pensando di tornare alla terra, insomma.